Salve a tutti ragazzi, io sono Bat e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di player review per andare a vedere la carta di Rick Cardorp nella sua versione Team of the Season. Mi raccomando come sempre questa serie in collaborazione con i ragazzi di The Street, trovate il link in descrizione sia al loro canale Twitch che al loro Instagram, di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio sul giocatore di quest'oggi, let's go! Partiamo come di consueto dal costo, che si aggira attorno ai 50.000 crediti su Play, 60 su Xbox e PC per un giocatore con 4 stelle skill, 4 stelle di piede debole, work rate normale. Per quanto riguarda il fisico abbiamo 1,84 m di altezza, 80 kg, body type average. Qual è il Carmesi Style più consigliato? A mio modo di vedere tranquillamente quello di Ombra, vi va a dare un boost comunque alla velocità, alla fase difensiva e al fisico. Per quanto riguarda libri d'abilità abbiamo ottimi link per il campionato, per la nazionalità comunque olandese più di qualche link interessante lo abbiamo e per la squadra di appartenenza. Può risultare utile magari per ibridare i vari Gravenberg, anche per quanto riguarda la squadra di appartenenza, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham, abbiamo tanti link per andarlo ad inserire in squadra. Per quanto riguarda invece però il lato gameplay, com'è a livello di caratteristiche? Questo Cardorp, un giocatore con un'ottima velocità, molto molto buona, forse non tantissimo in termini di giocatore in fascia, se non ha tanto spazio questo Cardorp diciamo fa un po' fatica ad accelerare, lo sprint boost magari è buono nei primi 2-3 metri, dopo tende abbastanza a rallentare. Qualche punticino in più di forza fisica avrebbe fatto molto comodo. Abbiamo un'ottima stamina che gli permette di giocare tutti i 90 minuti senza problemi. Dopo queste due caratteristiche potreste domandarvi: ma allora dove lo vado a mettere sto Cardorp? Dove me lo consigli? Per me può fare l'esterno in un 3-5-2. Non lo andrei ad utilizzare un po' più avanzato perché ci sono alternative preposte alla fase offensiva. Questo Cardorp per me è interessante dal punto di vista della spinta, e sia in fase offensiva che in fase difensiva. Quindi laterale in un 3-5-2, un giocatore che parte già esterno, quindi può essere interessante da quel punto di vista, magari per non dover switchare un terzino più avanti, oppure può essere in realtà interessante per switchare, per mettere un terzino da switchare magari poi in mezzo al campo, vari magari Alexander Arnold e così via. Può essere interessante nel caso mi diciate: però io non lo uso il 3-5-2, uso un 4-1-2-1-2, uso un 4-2-3-1. Come faccio a buttarlo in squadra se lo volessi andare ad utilizzare? Come mediano in una coppia ci può assolutamente stare, è un giocatore comunque molto di quantità, presenza in game comunque ottima nonostante il work rate, che a mio modo di vedere è una pecca più sulla carta che in game, dal momento che comunque è ben presente sia in fase difensiva che in fase offensiva, oppure come mezzala nel rombo. Non lo utilizzerei mediano nel rombo, ma come mezzala secondo me è veramente il ruolo ideale per questo Cardorp. Utilizzabile anche come laterale in un 3-5-2, oppure per squadre che non hanno un budget chissà che alto o cercano uno switch del genere, come mediano in una coppia affiancato da un giocatore un po' più difensivo, per citare una Serie A con un budget non particolarmente elevato, il Torreira della situazione. Per quanto riguarda invece le altre caratteristiche, abbiamo un ottimo fisico, specialmente per quanto riguarda la stamina. La forza fisica magari è un po' bassina, qualche punticino in più sarebbe comodo, chissà, magari in ottica upgrade. Tifosi romanisti, fate pure gli scongiuri qui sotto. Un possibile up darebbe veramente delle caratteristiche interessanti, farebbe comodo per la forza fisica, sicuramente anche il Kermisi Style può essere molto interessante. La problematica principale di questo fisico secondo me è l'elevazione. Come altri apporti in termini di fase offensiva abbiamo un ottimo dribbling, controllo di palla buono, agilità, appunto equilibrio, non perde così facilmente il pallone, ha degli ottimi passaggi,
sicuramente il passaggio corto, l'effetto e il cross sono molto molto interessanti, e per questo magari può essere interessante utilizzarlo come laterale in un 3-5-2, dal momento che comunque il cross vi può dare una mano con il cross, e anche come mezzala nel caso comunque tende un pochettino a spostarsi sull'esterno, comunque magari con 1-2 lo mandate sull'esterno, questo Karsdorp vi può dare una mano anche a crossare, che non è proprio la cosa per cui una mezzala è più predisposta. Lato offensivo abbiamo anche un ottimo tiro, posizionamento, finalizzazione molto buona sia per una mezzala che per, diciamo così, un'ala destra arretrata, così, o comunque un laterale di centrocampo, è molto molto buona. Potenza di tiro comunque ottima, che permette alla finalizzazione di risultare un po' più efficace, e anche long shot. Per cui questo Karsdorp in fase offensiva mi ha un po' sorpreso, però non lo andrei a consigliare magari più avanzato ancora, come magari trequartista, come COD o COS per esempio, come giocatore veramente di fascia in fase offensiva. Nella mediana, nel centrocampo ci può assolutamente stare, non lo andrei ad utilizzare secondo me come terzino, uno per il work rate, come per alcuni diciamo forse è la pecca meno impattante su questo Karsdorp, dal momento che il normale ci sta, e comunque diciamo non è proprio una problematica all'interno di come ha reso in game, diciamo che era comunque abbastanza ben presente. La vera e propria motivazione per cui non vi consiglio di andare ad utilizzare come terzino e magari con qualche switch spostare avanti qualcun altro è il fatto che non abbia questa CPU difensiva eccezionale. In game riflette quell'83, ma non riflette di più. Utilizzerei qualche giocatore più predisposto a fare il terzino. Questo Karsdorp secondo me va giocato un po' più avanti, mezzala, mediano, esterno nel 3-5-2. Allora quell'83 ci può assolutamente stare. Magari dall'altra parte andate a giocare un terzino più avanzato. È comunque una carta interessante, assolutamente, con delle caratteristiche interessanti per quanto riguarda qualche switch. Può essere interessante per passare da un modulo con gli esterni a un modulo centrale. E arrivando al giudizio su questo Karsdorp, gli do come voto un 8,5. Partiamo già dal voto, quindi per me può essere totalmente consigliato. 50-60 mila crediti secondo me è un prezzo onesto per come è reso in game. Interessante, come abbiamo detto prima, per quanto riguarda gli switch, quindi utilizzarlo dalla posizione laterale, andarlo a mettere in game e poi in posizione centrale. Mi raccomando, non lo andrei ad utilizzare come terzino, come switch per un terzino. Questo Karsdorp deve giocare o come laterale in un 3-5-2, comunque nella zona centrale del campo, o in mediana. Mi raccomando, anche da chi viene affiancato, assolutamente, per quanto riguarda un utilizzo in posizione più centrale. Se volete andarlo ad utilizzare magari come COS, COD, non lo consiglio, dal momento che ci sono giocatori più interessanti predisposti alla fase offensiva, come può essere Pedro, o comunque come usciranno tra i team of decision della Serie A, carte comunque molto molto interessanti. In quel ruolo siamo molto ben attrezzati per quanto riguarda la Serie A. Come mezzala, come esterno nel 3-5-2, come mediano può essere interessante. Non lo utilizzerei come terzino per via della CPU difensiva, come abbiamo detto prima. Per me può essere una carta comunque molto molto interessante, che può essere totalmente consigliata. Ibrida abilità buona, buon rendimento in game, interessante in termini di switch, e costo secondo me totalmente riflettuto in game per quanto riguarda questo Karsdorp. Una carta veramente molto interessante, e anche in ottica upgrade, tifosi romanisti, come prima fate gli scongiuri, bisogna considerare anche quello dal momento che è una carta showdown. In ottica upgrade è comunque molto interessante. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di The Street, trovate il link in descrizione. Con questo video abbiamo terminato qui, abbate tutto, ciao!